soddisfazione per poter ancora una volta ospitare questo bellissimo evento alla Mostra del Tremare e aver constatato anche direttamente che è un evento molto atteso in questa città. Devo dire la verità, io me ne accorgo perché quando incominciano le telefonate per chiedere informazioni, per chiedere da quando si fa, come sapete, due weekend, vuol dire che il successo dell'evento è già assicurato. E sono ben contenta che, visto che è un evento di successo, gli organizzatori abbiano voluto anche metterlo su una modalità di crescita, e cioè farlo diventare appunto un contenitore più ampio, in cui si incontrano, come diceva giustamente lei, molte culture, molte tradizioni, molti popoli davvero rappresentati nel modo migliore, cioè rappresentati per il loro artigianato, rappresentati per le loro specialità culinarie, gastronomiche. Quindi per chi va a questo evento significa fare un tour neanche troppo virtuale, ma anzi reale, nelle tradizioni e conoscere da vicino paesi e popoli. E nessuna città come Napoli può accogliere un evento del genere, perché Napoli è davvero una città inclusiva, una città multiculturale, una città che in questi due anni, già dall'anno scorso è incominciato, ma quest'anno è ancora più reale questa cosa, sta diventando una capitale internazionale del turismo. Noi quest'anno abbiamo avuto una crescita di turisti, di presenze turistiche quasi del 20% rispetto all'anno scorso. Napoli era piena di turisti ad agosto e a luglio, è stato bellissimo per me, che pure ho trascorso metà mese di agosto a Napoli, vedere continuamente persone, specialmente molto giovani, con il trolley che giravano per la nostra città. Quindi noi dobbiamo essere capaci di offrire a chi viene, ma naturalmente anche ai nostri concittadini, una offerta culturale e turistica sempre più eterogenea e sempre più ricca. E credo che il Festival Napoli Incontra il Mondo sia davvero, da questo punto di vista, una perla che noi vogliamo continuare a proteggere e a coltivare. Quindi davvero grazie, davvero siamo contenti anche quest'anno di ospitarvi alla mostra. Questa è l'ultima considerazione che faccio, perché noi abbiamo puntato sin dall'inizio, il sindaco, l'amministrazione, a fare della Mostra del Tremare davvero un ente fieristico. Quando noi siamo arrivati, la Mostra del Tremare era un luogo nel quale si facevano o i concorsi, che è una bella cosa, ma non proprio da polo fieristico, o le vaccinazioni per il Covid. Adesso, devo dire, dopo due anni anche di investimenti, di impegno, la mostra sta riprendendo la sua originaria identità. Quindi ci fa molto molto piacere, sicuramente un evento come il vostro la caratterizza ancora meglio. Grazie.